girare la Trignina possono servire anche 2 ore e mezza fino ad arrivare alle località balneari. Ma guarda, la Trignina è una strada proprio terribile. Io faccio buono perché teniamo la casa a San Salvo e la domenica ci siamo sempre la famiglia, semafori ogni 100 metri, cioè ci mette 2 ore per rumare, capo chi tiene tutto l'anno per fare la fatica e se lo ricordano ogni volta sembra un mese da luglio e da agosto e quindi creano disagi agli automobilisti, tant'è che la domenica se mi con la famiglia ci va pure socera, ma a un certo punto che la socia mi malamente, però una cosa la fa buona, prepara sempre come l'una d'acqua, già bella falluccia, che trovava sulla magna. Ma la paura che si lasciava, a un certo punto siamo detto, ma fermiamoci a una piazzola e ci rumagniamo, siamo spassati ora, siamo messi l'ombrellone e ci siamo cominciati a mangiare l'ombrellone, a un certo punto eravata e una macchina e un'altra, si fermavano proprio gli automobilisti perché si pensavano che noi andavamo l'ombrellone. E io poi ce ne sono goduta lì, cioè, prima o secondo ce la sono data una falluccia, ma poi questi ci ma mangiano e niente, questa è l'unica cosa buona, la sera crea un business coppa la Trignina, vende un rumore d'acqua alla piazzola, ma chiudo questo.